Penso di sì, penso di sì. Però venendo al tuo romanzo, Marta nella corrente, no? Lì invece c'è, come dire, una necessità di recuperare la memoria, no? Per chi non l'ha letto, adesso diciamo poche cose, la storia di una bambina e di una donna di mezza età, di una bambina che entrambe hanno conosciuto una sofferenza molto grande, la bambina ha reagito a questa sofferenza chiudendosi nel mutismo, quindi non parla, e questa donna è la psicologa che dovrebbe accompagnare no, Emma, una giovane protagonista, insomma, affidarla al nonno dopo aver valutato se questo affidamento sia possibile. Poi non racconto più niente del libro perché è comunque una storia appunto di recupero di memoria. Entrambi hanno patito un dolore. La bimba non vuole credere a quello che le dicono della realtà e quindi si è chiusa. La psicologa Emma e Marta, sulla bimba Marta e la psicologa Emma, Emma invece ha bisogno di recuperare una memoria che lei ha sepolto in qualche modo, di cui non parla nemmeno con le persone che ama, insomma, quindi c'è un bisogno di riaffiorare in questo caso della memoria. Quindi comunque mi sembra di capire che la memoria sia il tema con cui tu hai fatto i conti, stai facendo i conti, no? Sì. Lì in particolare era la memoria ferita, perché in entrambi i casi si tratta di perdita, lutto, di sopravvivere a qualcuno. E direi che per entrambe questa memoria ferita si traduce in un maldestro tentativo di rimozione forzata, però insomma tentano tutte e due di non guardare, di dimenticare, che comunque è il modo migliore per far sopravvivere la sofferenza, per renderla appunto sempre non elaborata, insomma. Quindi è una storia di elaborazione del passato quando il passato fa male. Sì, c'è questo tema della memoria, però ho la sensazione che così leggendo quello che si scrive, quello che viene pubblicato in questo momento, che il tema della memoria personale e anche della memoria collettiva sia molto, molto frequentato. E credo che questo in parte dipenda da una necessità di recupero che per la mia generazione è particolarmente importante. Io sono nata nel 1971, ho un nonno da cui ho saputo, ma direi un po' da tutti i miei nonni, ma da questo in particolare ho un ricordo vivissimo dei suoi racconti di guerra, e invece c'è un lungo periodo della storia più recente che non viene raccontato. Non viene raccontato perché non so, ho delle idee su perché non venga raccontato, però certamente è un problema vivere con questo silenzio dietro, anche perché è un silenzio che riguarda cose che peraltro anche se bambini o ragazzini noi abbiamo visto. Mi piacerebbe poi elaborare quali sono le teorie, no? L'idea che tu ti sei fatta circa questo silenzio. Però è vero, forse parte da un silenzio di condivisione, no? Perché tu mi dicevi il nonno raccontava, io e tuo nonno, probabilmente la generazione dei miei genitori che raccontavano, c'era questo racconto, appunto, ne parlavamo anche qualche tempo fa, questa oralità diffusa per cui si raccontava la propria storia, poi le generazioni successive forse hanno anche smesso di raccontare, sentendo forse di non essere abbastanza protagonisti in certi pezzi di storia, non so, ecco, no? I Sì. protagonisti in modo diverso. Anche forse c'è stato in chi ci ha preceduto un maggior senso della propria mortalità.